Storia del diritto commerciale, appunto, applicazioni, nascono nel diritto romano con Giustiniano. C'era la iura propria, cioè sono i diritti particolari, le norme giuridiche valide solo in un determinato contesto, ad esempio le costituzioni. Giustiniano, iuris civis, è una base su cui verrà edificato il diritto civile, le epoche successive, il diritto normativo scritto preso dalle raccolte precedenti in Europa. I popoli dello stesso territorio si basano su leggi diverse, mentre i popoli germanici iniziano a seguire il diritto dei latini. I visigoti compilano delle raccolte della leges iuras dei Romani. Nel 529 Giustiniano promulga il Non Nullius Giustinianus Codex, cioè la raccolta con leges e costituzione imperiale. I diritti dottrinali vengono ordinati in digesta o pandette, cioè 50 libri. Nel Medioevo, però molti erano analfabeti e quindi era difficile capire il testo. Nascono corsi di formazione scolastica. Il diritto lombardo viene rielaborato. Nel 1100 Bologna nasce l'università. Nel Medioevo si appongono le glosse nel testo di Giustiniano, che sono annotazioni per chiarire il testo. L'insieme di glosse si chiama apparato, le aggiunte successive si chiamano additiones. Prima del 1100 le regole mercantili erano di origine consuetudinaria. Come intermediario c'era il notaro. La Chiesa vietava il prestito a scopo di lucro. Nascono quindi le società in accomandita, cioè le commenda, cioè un socio fornisce il capitale, mentre un altro socio fornisce e gestisce l'affare. Il mercante acquista la merce e la rivende e ripartisce con chi mette il capitale. Il commerciante è colui che professionalmente pone atti di commercio, cioè la compravendita. Code commerce del 500, formate da mercanti, mentre Napoleone, che si definisce il nuovo Giustiniano, fonda un nuovo code de commerce, il code civile all'epoca dell'ex Piemonte Parma Piacenza, mentre in Inghilterra c'è il common law, però non è scritto e non distingue tra diritto pubblico e diritto privato. E non venivano riconosciute le promesse di pagamento, cioè le cambiarie. In Francia invece c'erano le società anonime, le società per azioni, cioè società con capitali di soci anonimi e senza autorizzazione del governo, più o meno nel 1800. Le società anonime devono essere autorizzate dal governo. I soci avevano responsabilità limitata al capitale investito. In Inghilterra, nel common law, c'è la partnership, cioè soci senza personalità giuridica, circa nel 1820. Dopo si cercava una disciplina. In Italia c'è la commenda, che si seguiva al Code di Commercio Napoleonico, le società anonime con autorizzazione governativa. Era la prima forma di società di capitali, o disciplina napoleonica, seguito al Code di Commercio anche dopo la Restaurazione. Le società anonime in Italia erano libere di costituirsi, mentre in Francia era necessaria l'approvazione del governo. In Piemonte, nel 1842, entra in vigore il codice di commercio e fu imposta l'autorizzazione per la comandita. Ma in Italia c'era comunque diffidenza verso le società anonime, tranne che per le assicurazioni. Nascono assicurazioni per danni e responsabilità civile e per la vita. Le società periovere usavano capitale privato o di banche o società in accomandita, mentre in Francia nel 1867 nasce la prima legge sulle società per azioni. Napoleone nel 1807 si occupò della stesura del testo che riguardava i fallimenti. Quando un mercante falliva, fuggiva dalla città. Eh sì, e voleva evitare l'occultamento dei beni per soddisfare i creditori. Viene istituita la par condicio, cioè, escludendo cause di prelazione, che serve per soddisfare i creditori in modo proporzionale. Il fallimento era un processo pubblico. Nel Medioevo il fallimento è un misfatto e il mercante veniva punito col bando e in caso di rientro in città veniva ucciso. Da Napoleone in poi il fallimento si articola in fasi. Si faceva l'inventario dei beni, veniva privato della disponibilità dei suoi beni e arrestato. Poi veniva fatta la liquidazione, l'accertamento del passivo.
Se i creditori non possono essere soddisfatti, vengono risarciti in proporzione in misura ridotta e vengono pagati sotto criterio temporale. Siccome il fallimento spesso è fraudolento, la proprietà ha tutti i beni venduti o ceduti nell'anno precedente. Nasce la figura del curatore del fallimento e i creditori possono accordarsi con il fallito, riunirsi in comitato o farsi rappresentare. Il fallito può ottenere un salvacondotto ed evitare il carcere per trattare con i creditori. Per 5 anni. A Genova, ad esempio, c'era il magistrato dei Rotti, da bancarotta, specializzato in fallimenti ed era al vertice della gerarchia dei magistrati. Dopo il 1673, l'ordinance du commerce si occupa del fallimento e obbliga i falliti di consegnare ai creditori una documentazione certificata, ma per evitare collusioni con alcuni creditori vengono considerati nulli gli atti compiuti dal fallimento in un periodo sospetto. Ad esempio, 10 giorni antecedenti dalla dichiarazione pubblica di fallimento. Il fallito perde la qualità di merciante. Per la bancarotta semplice e per i fallimenti dovuti a imprudenza e ignoranza, come spese esagerate o operazioni azzardate, e c'era la bancarotta fraudolenta. E la persona veniva, per esempio, con la sottrazione dei libri contabili. Lo storno dell'attivo, l'esagerazione del passivo ed è punita con lavori forzati e pene corporali. Nel 1838 si aboliscono i profili umilianti e si snelliscono le procedure. In Inghilterra, la normativa della bancarotta del commerciante che vive comprando e vendendo. La legge individua 17 atti di bancarotte, come ad esempio le azioni dell'adempiente. Per sfuggire ai creditori e ostacolarli. Il nome del debitore veniva pubblicato nel London Gazette e seguiva la spoliazione dei beni. Il debitore non aveva la possibilità di contestare le prove che aveva contro, ma poteva fare una petizione al Lord Cancelliere. Nel 1825 si giunge a un testo legislativo. Nel 1861 la giurisdizione sulla bancarotta e insolvenza fu riunita in capo al Court of Bankruptcy per facilitare debitori e creditori. Nel 1862 viene stipulato un testo che riordinava la normativa di materia societaria. Le prime scuole di diritto commerciale nascono all'inizio del 1800 con Napoleone, sia in Francia che in Italia, con Pardessus, che era il fondatore. Pardessus era un avvocato che iniziava la carriera politica ed è stata la prima cattedra di diritto commerciale a Parigi. Prima, invece, il diritto commerciale era insegnato come corso complementare, ma solo a Parigi. In Italia, già dal 1808, si insegna il diritto commerciale a Pavia con Ressi. Prima veniva insegnato nelle scuole professionali dei commercianti. Dopo la Restaurazione si seguono i codici e Marré scrive un testo in 2 tomi, corso di diritto commerciale. Ci saranno studi comparativi tra diritto mercantile e diritto commerciale. Pardessus riteneva che la codificazione aveva semplificato le fonti del diritto, dove era stata seguita l'influenza francese. I giudici dovevano conoscere le leggi straniere per risolvere le controversie tra i mercanti di diversi paesi. In Germania invece c'era un'unione doganale tra paesi tedeschi e miravano a garantire la libertà di esercizio delle attività professionali e la libera concorrenza. Gli scambi interstatali erano incentivati. Nel 1850 iniziarono le basi per le normative commerciali, come ad esempio sanciva il principio dell'astrattezza della cambiale e doveva circolare libera con la possibilità di girarla ed era una novità che serviva per evitare spostamenti di denaro ed era il mezzo di prova di un contratto. La cambiale è una promessa di pagamento. Il biglietto d'ordine era una promessa di pagamento. Nel 1861 il Codice di Commercio Generale tedesco DHGB è un testo di diritto commerciale uniforme, ma non disciplinava il fallimento, le procedure concorsuali, ma disciplinava le norme dei singoli contratti commerciali. Il testo, senza il libro del diritto marittimo, era in vigore in tutti i territori di lingua tedesca, quindi in Austria, Slovenia, Repubblica Ceca, Romania, Polonia e il nord-est italiano.
In Piemonte nel 1842 entra in vigore il codice di commercio e fu imposta autorizzazione per la comandita, ma in Italia c'era comunque diffidenza verso le società anonime. In Italia il codice civile del 1865 è stato in vigore fino al 1942 con Pisanelli ed era simile al francese. Nonostante l'unità, nel 1861 c'era un grosso divario economico-commerciale rispetto alla Francia e l'area tedesca. Nel 1865-66 viene promulgato il primo codice di commercio italiano, seguendo quello napoleonico. Nel 1882, nuovo codice di commercio italiano. Gli obiettivi erano l'abolizione dell'autorizzazione governativa per la società anonime, per renderle competitive, astrattezza delle cambiali, abrogazione, arresto per debiti, prendendo spunto dai codici esteri più avanzati. Il codice del 1882 serviva alle necessità di scambi commerciali, definendo tempo e luogo dei contratti commerciali. I debiti commerciali producono interessi, quelli civili no. Vengono normate le società e le associazioni commerciali, il cambiale, l'assegno bancario, il mandato commerciale, la commissione, il contratto di trasporto, assicurazione, pegno e deposito. Nel dettaglio la vendita di cose altrui, fu ridisegnata la normativa delle società anonime, che erano liberi di costituirsi. Per tutelare gli azionisti si introdusse il voto a scalare, cioè un voto ogni 5 azioni. Per la normativa sui titoli di credito era ispirata alla tedesca, invece assicurazione marittima e commercio marittimo, il fallimento solo per i commercianti e regole della procedura delle cause commerciali. Nel 1888 furono aboliti i tribunali di commercio. Negli anni 30 del 1900 si evolve il rapporto tra diritto commerciale e civile, la commercializzazione del diritto privato. Sempre nel codice nel 1882 si stabilisce l'indipendenza tra il procedimento penale rispetto a quello fallimentare, che precedeva con l'accertamento della responsabilità del fallito con una sede civile. Nasce il curatore fallimentare, non creditore. Nasce la moratoria, cioè si poteva essere concesso un termine dilatorio per soddisfare i debiti e dilazionare i pagamenti, ma era necessario il consenso della maggior parte dei creditori e poteva anche essere chiesto prima del fallimento, cioè moratoria prefallimentare o successivamente, cioè la moratoria fallimentare. Lo studio del diritto commerciale nasce con l'industrializzazione. In Germania il diritto commerciale è un corso opzionario con docenti di altre materie private. In Francia crescono le cattedre del diritto commerciale. In Inghilterra invece non esistevano studi di diritto, ma si facevano percorsi formativi. C'erano i solicitor, cioè il rappresentante della parte giudizio, e il barrister, era il difensore. In Italia in Parlamento c'è una cospicua presenza di avvocati. Le facoltà di giurisprudenza avevano un ruolo fondamentale nelle vicende politiche. I docenti hanno carriere forensi e c'era un grosso rapporto tra prassi e insegnamento. I principali docenti italiani del fine 800 erano Vivari, Vivante e Straffa, con lo studio della vendita di cose altrui. Si studiò le clausole di concorrenza, che sono patti tra commercianti e industriali che impongono ai dipendenti di avviare un'azienda concorrente. E non esisteva ancora il contratto di lavoro subordinato. La visione di Straffa era considerare invalidi questi patti, ma la sua visione viene contestata e respinta. Nel fine 800 e primi 900 molte industrie metallurgiche e industrie ferroviarie furono nazionalizzate. Nasce il diritto industriale intorno al 900. Nasce il tema della concorrenza sleale, come ad esempio sviare la clientela generando confusione tra marchi, prodotti e denominazioni. In Germania nasce una legge contro la concorrenza sleale. Nascono i contratti di borsa, come in Audi, e il ruolo economico, speculazione in borsa. Gli operatori di borsa spesso manipolano il mercato. Con l'arrivo della prima guerra ci furono molti cambiamenti. Ad esempio, risoluzione contratto per forza maggiore, come la guerra. Nascono nuove regole che disciplinano i rapporti con gli stranieri. Cambia l'assetto delle famiglie, uomini al fronte, donne e bambini nelle industrie, e andava normale. Nasce il matrimonio per procura, la semplificazione del riconoscimento dei figli e l'abolizione dell'autorizzazione maritale. Quindi le donne potevano stipulare contratti. Dopo il conflitto doveva esserci la gestione degli ex combattenti e reintegro nella società, e anche quello doveva essere normato.
Dopo la guerra era necessaria una riforma del codice civile e del diritto penale. Nasce la libertà di associazione e riconoscimento ai partiti politici. Negli anni 20 lo Stato interviene per indirizzare e dirigere l'economia. Nel 1925 diritto commerciale e un nuovo codice. Mentre nel 1926 il regime promulga la legge sul lavoro e lavoro subordinato. Grazie e buono studio.